Salamina bellissima, dove è nata? Mistretta. A Mistretta. E quindi speriamo che ne possano nascere altri bimbi a Mistretta. Cioè il rischio è che per il futuro non sia più possibile questa cosa. Speriamo di no, speriamo che ci siano tanti altri bambini mistrettesi. Qual è il messaggio che manda l'assessore Massimo Russo? Di non chiudere l'ospedale, perché sarebbe un disagio enorme per tutta la popolazione, non soltanto mistrettese, ma anche dei dintorni. Sono state raccolte quasi 10.000 firme contro la chiusura dell'ospedale di Mistretta. Voglio fare questo intervento a nome di tutti i parroci dei Nebrodi, alcuni sono fuori, potevamo entrare quelli che eravamo in lista, ma sono qua anche a nome loro, con i quali ci siamo espressi in un documento, volendo dare voce alla nostra gente. Abbiamo chiesto che l'ospedale di Mistretta sia salvaguardato nella sua integrità attuale. Questo attuale, o meglio ancora, prima che cominciassero gli smantellamenti. Anche per... Massimo Russo come il conte Dracula. Non mi piace proprio. Cioè, si può chiudere da un giorno all'altro l'ospedale... un punto nascita? No, l'ospedale è importantissimo. Noi siamo troppo distanti per arrivare a Sant'Agata, dico sia. E c'è Falù. Una persona può morire per strada da ballo. È una cosa necessaria per la salute, non è una sala da ballo, quindi bisogna che lui metta la firma e così siamo tutti lì. Io ci ho lavorato dal 70 al 2001, l'ospedale trionfava, poi arriva uno che ha la sua tasca piena e vuole togliere la salute alla cittadinanza, che si aggiusta il cervello però. Perché loro non pensano per i poveretti che siamo qua in un paese isolato. Come si fa a arrivare a Sant'Agata, una che deve partorire? Lo fa nella macchina o per la strada? Ma come cacchio ragione? C'hanno il cervello, non ce n'hanno. O c'hanno crusca nel cervello. Pensano solo ai loro interessi, i suoi. Ecco. Massimo Russo come Dracula. Sì, altro che Dracula. Un vampiro. Per, no, me, Dracula. Per me è un vampiro. Un